This man is a ticket for a ghost train. I believe what you say. Io ormai per tutti sono Attila, una persona da evitare. E perché? In fondo faccio soltanto il mio dovere. Ma qui in Italia una persona che fa il proprio dovere fino in fondo, chissà perché viene vista come problematica. E infatti io sono sola come un cane, la gente mi evita. Conto i giorni che mancano alle ferie per tornare al mio paese, perché qui io non ho nemmeno un'amica con cui prendere un caffè. È una persona, no? Senza nemmeno un po' d'affetto. Ma come sta? Male. Di più. Parecchio di più. Ce lo vogliamo prendere un caffino insieme? Però anche questa non è male. Allora codesta. E mettici un po' di entusiasmo però, così non mi piace. Idiota, guarda che me l'hai detto te di sposarci. Che se cambiate idea basta che me lo dici che mi organizzo, non ci sono problemi. Sono indecisa. Beh, me le riprovo tutte, vai. Tanto le vostre macchine, le multe le ho già fatte. E allora però andiamo a vedere quella casa lì. Il rovere, te la metteresti, che ne so, in salotto, una cosa di rovere? Sei troppo, il numero uno. Posso offrirti un caffè? Grazie. Tre caffè. Per me è lungo. Da che mondo è mondo la donna è nata per essere dominata. Gli devi far capire subito chi comanda. Ho proprio voglia di un bel filetto al pepe verde. No! Molte mangi una pizza e te stai pure zitta, hai capito? Scusa. No, ma stavo a cazzeggiare così. Buonasera. Sono qui per fare un annuncio. Io vorrei propormi come moglie modello quasi santa, poiché in passato ho acquisito diverse esperienze come fidanzata, amante, ruota di scorta, pallina antistress, last minute e bed and breakfast. Sì, sì, sì. Caro Ugo, senza di te qui il tempo non passa mai. Non ti vedo ormai da 10 anni e mi sembra che siano trascorsi... Dieci anni.